Continuiamo la nostra carrellata di acquisti flop, che siano dei bidoni oppure semplicemente che siano stati dei giocatori nel posto sbagliato o nel momento sbagliato. Oggi tocca alla Fiorentina. Vediamo i 10 acquisti peggiori della Fiorentina degli ultimi 10 o 11 anni. Al numero 10 di questa classifica troviamo un pupillo di Alex Ferguson. Stiamo parlando di Anderson. Il Manchester United lo aveva acquistato dal Porto e lui aveva giocato in Inghilterra per ben 6 stagioni. 4 titoli di Premier e una Champions League, con tanto di apparizioni fugace in finale, per poi trovarsi ai margini della squadra, una volta arrivato David Moyes. La Fiorentina allora pensa bene di portarlo in Italia nel mercato invernale 2014. Il giocatore arriva in Serie A in prestito, però non riesce a lasciare il segno. Soltanto 7 presenze, più un quarto d'ora in Coppa Italia e, complice anche un infortunio al ginocchio, la Fiorentina a fine stagione decide di non riscattarlo e così torna in Inghilterra. Al numero 9 di questa classifica troviamo Santiago Silva, detto El Tanque, acquistato dalla Fiorentina per 1,7 milioni dal Vélez. L'attaccante aveva passato quasi tutta la sua carriera in Sud America, anche se non mancava qualche esperienza in Europa. E tra l'altro, 10 anni prima, era stato acquistato dal Chievo di Del Neri, senza però mai entrare in campo. La squadra veronese stava andando sopra le proprie aspettative e così Del Neri decise di non farlo esordire per non cambiare le carte in tavola. El Tanque arriva con grandi aspettative, alimentate dai gol segnati dal campionato argentino e da ingannevoli compilation YouTube. Si prende anche la numero 10, ma ben presto si dimostra non in grado per poter competere nel calcio italiano. Qualcuno infatti racconta di avergli visto fare 28 scivolati in una sola partita, non male per un attaccante. Qualcuno ricorda la sua goffa rovesciata contro la Roma, nessuno i suoi gol. Anche perché in 12 presenze con la maglia della Fiorentina ne segna soltanto uno, su rigore, contro la Roma. Alla nostra numero 8 di questa classifica troviamo Ignacio Castillo, un attaccante argentino con una storia molto particolare. Arriva in Italia a 26 anni dove gioca in Serie D con il Brindisi, che porterà poi alla promozione. Essendo extracomunitario però non può giocare in Serie C, così continua a barcamenarsi nella serie dei dilettanti, fino a quando non prende il passaporto italiano. Approda in Serie A con il Lecce a 33 anni e l'anno successivo viene acquistato dalla Fiorentina per 900.000 euro. Si fa male subito e poi fa fatica a entrare in squadra. Le pochissime volte che scende in campo viene criticato e fischiato dai tifosi. A gennaio, nella sua ultima partita con la Fiorentina, segna anche la sua unica rete con la maglia viola, contro il Bari. È la sua ultima partita con la Fiorentina. Non esulta, ha gli occhi pieni di lacrime. È triste per come è stato trattato e 10 minuti dopo si fa espellere. La settimana successiva verrà acquistato proprio dal Bari. Per Castillo, solo 6 presenze in Serie A e decisamente 6 mesi non facili. Tanto che quando passa al Bari decide di cambiare anche il nome che ha sulla maglia, facendosi chiamare Nacho, per voltare pagina dopo la brutta esperienza con la maglia della Fiorentina. Alla numero 7 troviamo il leggendario portiere polacco, Artur Boruc. Ve lo ricordate? Ne avevamo già parlato quando vi abbiamo raccontato il suo sobrissimo tatuaggio. Arriva dal Celtic nel 2010 per fare il vice di Frey, però quando il portiere francese si fa male è chiamato a giocare a titolare. Il nome è sicuramente prestigioso, ma in 2 stagioni a Firenze il polacco non riesce a portare tutta la sua qualità per cui era noto. Le sue uscite spesso mettono in crisi la sua stessa difesa, tanto da convincere la dirigenza a lasciar scadere il suo biennale per liberarsene. Chi si ricorda di Marco Marin? Il centrocampista tedesco di origine bosniaca è la numero 6 della nostra classifica. Se però non ve lo ricordate con la maglia viola, beh, un motivo c'è. Quando arriva la Fiorentina dal Chelsea in prestito, Marin è reduce da un'esperienza in Spagna, al Siviglia. A Firenze ci arriva sempre in prestito, con il riscatto fissato a 8 milioni. Il giocatore sta però recuperando da un infortunio e i suoi tempi sono più lunghi del previsto, motivo per cui salta la preparazione coi compagni e le prime gare della stagione. Finisce che in Serie A non gioca nemmeno una partita, mentre in Europa League farà 4 presenze. Segnerà anche 2 reti, anche se gli avversari non sono proprio irresistibili. Si tratta infatti del Ginkamp e della Dinamo Minsk. A gennaio il suo destino è praticamente segnato, infatti torna alla base e il suo prestito finisce qui. D'altra parte, qualche giorno prima, quando un giornalista gli chiese perché Marin non avesse giocato, Vincenzo Montella fu lapidario: io voglio vincere le partite. Questo giocatore, più che un bidone, è stato un fantasma. Stiamo parlando di Johan Benalouan, giocatore franco-tunisino che aveva già avuto delle esperienze in Italia, con le maglie di Cesena e Atalanta.
Poi è stato acquistato dal Leicester per 7 milioni. Non è che in Inghilterra risplenda. Nella stagione 2015-2016 gioca 4 scampoli di partita e all'ultimo giorno del calciomercato invernale viene preso in prestito dalla Fiorentina. Problema: Benoît Loan soffre di sciatalgia, un problema per cui lui non si può né allenare e non può neanche giocare. A giugno, infatti, viene rispedito al Leicester, dove peraltro quella squadra sta festeggiando un traguardo storico, il titolo vinto da Ranieri nel 2016. Una vittoria che però a lui non spetta, perché per le regole della Premier League, per essere considerati campioni, bisogna giocare almeno 5 partite. Lui ne aveva giocate solamente 4. Peraltro, la vicenda con la Fiorentina non è nemmeno finita lì, perché il club lo accuserà di aver mentito sulle sue condizioni fisiche. E il giocatore poi fa causa al club viola, che alla fine sarà costretto a far partire i bonifici. Dall'Egitto con furore. E no, non stiamo parlando di Momo Salah, ma stiamo parlando di un difensore, Egasi. È lui il primo acquisto della Fiorentina nell'estate del 2012 e con sé porta dietro tante promesse. Arriva direttamente dall'Egitto, dove ha già esordito in nazionale nonostante i 21 anni. E infatti c'è qualcuno che l'ha già soprannominato il Nesta d'Egitto. Peccato che in 3 stagioni in viola mette insieme solamente 3 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. Quest'ultima, tra l'altro, è stata anche leggendaria, perché Egasi è riuscito anche a segnare il suo primo gol con la maglia alla Fiorentina, contro la Juve Stabia. A metà della terza stagione, la Fiorentina lo cede in prestito al Perugia e poi lascerà andare il suo contratto, così Egasi sarà costretto al ritorno in Egitto. E per iniziare il nostro podio, rimaniamo nel reparto difensivo, dove la Fiorentina ha preso parecchi abbagli, come Micah Richards, promettente prodotto del vivaio del Manchester City, in grado sia di giocare come terzino che come centrale di difesa. La Fiorentina lo prende in prestito nell'estate del 2014, ma lui, nonostante abbia solo 26 anni, sta già entrando in declino. Le sue 19 presenze, 10 delle quali in campionato, sono abbastanza dimenticabili. A fine stagione la Fiorentina non lo riscatta, il suo contratto con il City scade e così riesce a guadagnarsi un posto all'Aston Villa, che gli offre un contratto di 2 milioni di euro. Peccato che i problemi fisici lo inseguono e nel 2018, 665 giorni dopo l'ultima partita giocata, Richards è costretto a dire addio al calcio. In tutto il nostro podio il tema è uno: gli infortuni. Perché spesso un flop, un bidone o una delusione può semplicemente essere un giocatore fragile, che non riesce a rendere per via degli acciacchi fisici. Anche perché a volte, sul valore del giocatore in questione, c'è poco da discutere. Come nel caso di Mario Gomez, che nel 2013 era un pilastro del Bayern Monaco. Aveva appena vinto una Champions League, battendo in finale il Borussia Dortmund di Jürgen Klopp. Peccato che a Firenze verrà ricordato più che altro per gli infortuni. Si annuncia con una doppietta la seconda giornata, ma nel turno successivo si rompe un legamento ed è costretto a fermarsi fino a febbraio. Torna, ma gioca solo altre 6 partite di Serie A, segnando un gol. Gli va meglio in Europa League, dove segna un gol agli ottavi di finale contro la Juventus, che però non salva la Fiorentina dall'eliminazione. Meglio la stagione successiva, nonostante qualche stop di troppo ai box per infortuni. Riesce però a racimolare 32 presenze in tutte e 3 le competizioni, segnando 10 gol. Partecipa in questa stagione alla cavalcata della Fiorentina in Europa League, che si ferma solamente in semifinale contro il Siviglia, e in qualche occasione veste anche la fascia da capitano. Preso per 20 milioni, l'anno successivo finisce in prestito al Besiktas, mentre poi successivamente finirà per 1 milione di euro al Wolfsburg. E a proposito di acquisti ostacolati dagli infortuni, eccoci la numero 1, a Marco Piazza. Il talentino croato della Dinamo Zagabria si era già fatto notare per la sua fragilità quando la Juventus lo aveva acquistato nel 2016. Da lì in poi i bianconeri hanno fatto di tutto per farlo resuscitare, dal prestito in Germania allo Schalke 04 fino alla Fiorentina. A Firenze, nonostante arrivi a 19 presenze, non riesce a convincere, segna un solo gol e già a dicembre si parla di mancato riscatto o addirittura di chiusura del prestito a gennaio. Alla fine Piazza resterà, ma continuerà a non entusiasmare, fino a quando, a metà marzo, la rottura del crociato mette fine alla sua esperienza alla Fiorentina. Questi per noi sono stati i 10 acquisti peggiori della Fiorentina negli ultimi 10 anni. Se manca qualche nome, mettetelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale. Io sono Francesco Porzio. Ci vediamo la prossima volta.